Ricordiamolo allora, il pallone non deve essere una bomba. Per l'Inter dei record che manca di mandorlini e festa continua. Il Pescara, ben disposto ma privo di Tita e Camplone, gli mette paura per una decina di minuti. Poi Diaz, col destro, sì signori, colpisce il palo. È il segno della riscossa. La domenica, come al solito, si tinge di nerazzurro. E se l'argentino non si limitasse a salire sul tram col piede destro, sarebbe fatta. Il primo gol dell'Inter è di quelli che mettono in risalto l'imprevedibilità della squadra di Trapattoni. Berti, per la settima volta in questo campionato, sbuca da chissà dove ed il destino si compie. I nerazzurri sembrano inarrestabili, Serena vuol tornare al gol ma intanto sbaglia così. Ora, ragionieri, al lavoro. Guardate quante volte si passano la palla a Matteus e Matteoli. Risolto il quiz. Per Serena è il gol numero 16 della stagione e adesso, dopo la pioggia, sembra che debba grandinare sul Pescara. Per i curiosi i passaggi sono 6, il gol 1. Berti è giovane, ha appetito e si mangia così il gol del 3-0. Poi gloria per i portieri, due calci di rigore neutralizzati. Zenga para il tiro dal dischetto di Gasperini e Gatta, sull'altro fronte, subito dopo, quello di Serena. I record, pensa Trapattoni, i giapponesi sono venuti per i record. Nella ripresa si vede poco, Breme avrebbe segnato su punizione se l'arbitro non avesse fischiato prima, ma l'Inter ha un calo e Trapattoni alla fine ammetterà. Io sono il primo a pregare i giocatori in quel frangente, nel secondo tempo, quando abbiamo un risultato acquisito, anche di allentare un po', perché se andiamo sempre a tavoletta anche tutto il secondo tempo, mi chiedo fino al 25 di giugno, dopo saremo qui tutti a dire, oi, sono cotti, avete visto che sono scoppiati. Breme alla bua, al teutonico Matteus hanno fatto male i peperoni mediterranei. Il brillante pagano segna così il gol del 2-1 quando è troppo tardi. Giovanni Galeone ha rifiutato 1,5 miliardi per restare al Pescara, così dicono qui, sarà uno scherzo naturalmente. Ma c'è stata una offerta non so quanto seria del presidente ieri sera e io altrettanto non so quanto serio ho risposto di no. Senta, lei aveva sottovalutato un po' quest'Inter, no? Oggi invece ha visto un'Inter cinica che forse merita questo scudetto. Sì, cinica è una definizione mia, io l'ho sottovalutata però 5 mesi fa. Cosa ha detto? Che classe! Nicola Berti, 22 anni, festeggiati alla grande con questo gol. Sì, mi sono compiuto gli anni venerdì e direi che mi sono fatto un bel regalo, ecco. Direi che il gol è un regalo meraviglioso. Zenga, hanno tentato di farle così la pelle lì, cosa è successo? No, è che mi beccano sempre in sta zona, sul naso circa. Ma ce l'hanno col suo naso? No, sono io che ho il naso grosso e mi beccano sempre lì. E va contro l'avversario.